Ciao, buongiorno. Nuovo sfondo? Sì, vedete tutti i miei antistress qua. Vedete questa vecchia TV incredibile perché è l'unica che lega ancora i VHS. Dovete sapere che io ho un preziosissimo per me, antichissimo, potrei usare questa parola, video di Madonna, del primo tour che Madonna fece negli Stati Uniti. Mi è stato regalato quando ero in terza media dai miei genitori e mi piace rivederlo ogni tanto, ecco. Però oggi io sono Francesca, mi occupo quasi sempre di musica, ma leggo anche tanto e mi occupo anche di libri. Oggi, appunto, volevo aprire una parentesi su qualcosa di giovane. Sonia De Lazzari, conoscerò Mark K, K appuntato, dove sta per Knopfler, chitarrista, artista fondamentale con i suoi Dire Straits. E sottotitolo: ho realizzato il mio sogno grazie alla legge di attrazione, perché dico che è qualcosa di giovane. Perché appunto Sonia, che ha autopubblicato questo libro, racconta il suo rapporto a distanza e poi reale, vero, con Mark Knopfler, perché lei l'ha incontrato. Che ci si creda o non ci si creda alla legge di attrazione, lei comunque dice che i suoi sogni si sono realizzati. E sono sogni appunto che sono partiti da lontano, da ragazzina. Ci sono tutte le sue vicende, un negozio di dischi di qua, di là, i concerti, vedere Mark, avere un tipo di rapporto con lui che non approfondisco perché sennò vi tolgo il gusto di andarlo a leggere. E appunto Sonia apre con una dedica il suo libro ai pazzi e visionari, ai sognatori. Insomma, ci invita un po' come era Sposerò Simon Le Bon, diciamo, un'evoluzione di quel tema lì. Per questo dico legato ai sogni da bambini e da ragazzini che no, non vanno mai lasciati morire né impolverare. Insomma, io credo molto nella realizzazione dei sogni. E quindi grazie Sonia De Lazzari per avercelo ricordato. Poi ho letto, sempre rimanendo in tema giovane, in tema musicale, un libro scritto da Mario Sala. Mario Sala lavora alla Universal Music, vive di musica, respira musica. La musica è la sua vita, il suo lavoro, una parte del suo essere. E ha scritto questo, io spero di pronunciarlo giusto, perché l'ho letto e nella mia testa ho sempre letto Shinkena. Shinkena, prima la musica, poi il successo, pubblicato da Giunti, un libro per young adult, per ragazze, perché Anna ha questo nome d'arte, Shinkena, ha una sorella, Monica, con cui va sbam, questo è proprio il titolo di uno dei capitoli iniziali del libro, va a sbattere contro il mondo della musica, manager, mica manager, produttori. C'è anche qualcuna un po' antipatichella che incontra i contest, i talent, insomma, no? È il racconto di com'è veramente questo mondo. È carina, una lettura giusta per l'età giusta, io la trovo fatta bene, scritta bene, piena di curiosità per chi veramente non ha idea di come sia, no? Questo dorato mondo della musica dove non tutto è quello che sembra. Aggiungo che proprio le ultime parole del libro sono proprio prima la musica, poi il successo, che è una cosa che non banalizza, cioè no, non è una frase che vabbè, ma tutti ci arrivano, no? Se non c'hai qualità, se non hai qualcosa prima, come puoi pretendere di avere successo? No, attenzione, non è banalizzare un concetto scontato, anzi, secondo me, ecco, ci sta. E poi, tra l'altro, in coda al libro c'è una lista di playlist, perché poi Anna, e i suoi amici, e non vi spiego, insomma, non vi svelo troppo, scoprono della musica, la musica dei Cure, dei Massimo Volume, dei Pulp, di Marvin Gaye, What's Going On. Voi sapete che io adoro Marvin Gaye, è proprio nel mio cuore, e i Joy Division, che in questi giorni non so come mai ritornano nella mia vita. E scusate, mi allontano perché ho dimenticato, ah, senza far cadere il PC, danno. Ho dimenticato l'altro libro che ci sposta dalla musica, ma non dai ragazzi. Non dirlo a nessuno, di Alessio Russo. Non dirlo a nessuno, Fabbri Editori. Scoprire chi sei è dolorosamente potente. E qui Leo e Tom vivono a Milano e hanno 17 anni. Per questo vi dicevo i giovani. Una Milano notturna, una Milano
che può scatenare violenza, ma che ha tanto amore. L'amore c'è ed è anche appunto la scoperta di se stessi, di quello che non, quello che non si è, quello che si pensava di essere non si è. Insomma, è proprio uno sviluppo, no, della consapevolezza. E vede coinvolti Leo e Tom. Non vi ho detto Alessio Russo, regista, autore e CEO della casa di produzione Red Private. Non dirlo a nessuno, è il suo primo romanzo, tratto dal film omonimo che è stato presentato alla 79esima mostra del cinema di Venezia. Vi dicevo, no? Leo e Tom, due mondi diversi. Leo, single da pochi mesi, ha lasciato la sua fidanzata. Tom è uno dall'atteggiamento, insomma, gentile ma risoluto. Tom ha capito molto presto che molti avrebbero provato a osteggiarlo non solo a causa della sua omosessualità, ma ha promesso a se stesso di non farsi piegare, nemmeno insomma quando le cose si fanno pesanti. E Leo prende le difese di Tom, ma quello che lo muove è un sentimento nuovo. E ovviamente non vi svelo altro di questo libro, se non, visto che non lo faccio da un po', ricomincio a farlo, vado a leggervi la prima frase. Allora, questa, vabbè, è la prefazione. Tra l'altro c'è anche, sono delle parole di Alessandro Cecchi Paone, non dirlo a nessuno, primo capitolo, Leo, la notte di Milano è avvolgente come una coperta soffice, offre con forte calore con le sue mille luci e le sue infinite attrazioni. E l'ultima frase, l'ultimo paragrafetto che si apre con 5 anni dopo, dice: in cuor suo Luca conosce la risposta, sì, era proprio lui. Pubblicato da Fabri Editori, non dirlo a nessuno, Alessio Russo, anche qui si parla di ragazzi, in questo caso 17enni. L'incursione per oggi nel mondo della letteratura, la mia incursione nel mondo della letteratura si chiude qua. Grazie per essere stati con me. Se vi interessa un bel like, iscrivetevi al canale e al prossimo contenuto, al prossimo video. Buona lettura a tutti!